Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Zolemir Reflusso So.se.pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 9 novembre 2021. Cos'è Zolemir Reflusso? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Zolemir reflusso durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è Zolemir reflusso? Zolemir reflusso è un farmaco a base del principio attivo pantoprazolo sale sodico sesquidrato, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda So.se.pharma SRL. Zolemir reflusso può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Zolemir reflusso 20 mg 14 compresse gastroresistenti informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. EG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimit e l'AG concessionario. So.se.pharma SRL. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe. C. Principio attivo. Pantoprazolo sale sodico sesquidrato gruppo terapeutico. Antiulcera forma farmaceutica. Compressa gastroresistente indicazioni Zolemir reflusso 20 mg compresse gastroresistenti è indicato per il trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso, ad esempio pirosi, rigurgito acido, negli adulti. Posologia la dose raccomandata è 20 mg di pantoprazolo, una compressa, al giorno. Potrebbe essere necessario assumere le compresse per 2-3 giorni consecutivi per raggiungere un miglioramento dei sintomi. Una volta raggiunta la completa guarigione dei sintomi, il trattamento deve essere sospeso. Il trattamento non deve superare le 4 settimane senza consultare un medico. Se entro 2 settimane di trattamento continuo non si nota alcun miglioramento dei sintomi, il paziente deve rivolgersi al medico. Popolazioni speciali, non è necessario l'aggiustamento delle dose in pazienti anziani o in pazienti con compromissione della funzione renale o epatica. Popolazione pediatrica Zolemir reflusso non è raccomandato nei bambini ed adolescenti al di sotto di 18 anni a causa dell'insufficienza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia. Modo di somministrazione le compresse gastroresistenti Zolemir reflusso 20 mg non devono essere masticate o frantumate e devono essere deglutite intere con del liquido prima del pasto. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo, alla lecitina, derivata dall'olio di soia, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Contemporanea somministrazione con atazanavir, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego i pazienti devono essere istruiti a rivolgersi al medico se manifestano un'involontaria perdita di peso, anemia, sanguinamento gastrointestinale, disfagia, vomito persistente o vomito con sangue, dato che il medicinale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione pantoprazolo può ridurre l'assorbimento di medicinali la cui biodisponibilità è dipendente dal pH gastrico, esempio alcuni antifungini azolici come chetoconazolo, itraconazolo, posaconazolo e altri medicinali come erlotinib. È stato dimostrato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Zolemir reflusso insieme ad altri farmaci come Afislamet, Alcheran, compressa rivestita, Alcheran, polvere, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Reddy's, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Calquence, Cefodox, compressa rivestita, Cefodox, granulato, Cefpodoc Sima Milan, compressa rivestita, Cefpodoc Sima Milan, polvere, Cefpodoc Sima Sandoz, compressa rivestita, Cefpodoc Sima Sandoz, polvere, Dasatinib EG, Dasatinib Krka, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Edurant, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Eviplera, Evotax, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Ibrance, Capsula, Ibrance, compresse rivestite, Inutrex, Iressa, Isentress, compressa masticabile, Isentress, compressa rivestita, Isentress,
Centres, compresse rivestite, Iuluca, Melphalan San, Melphalan Teva, Melphalan Tillomed, Metotrexate, compressa, soluzione, uso interno, Metotrexate, soluzione, uso interno, Metoter, Metotrexato Teva, Metotrexato Accord, Fiale Flaconcini Fialoidi, Metotrexato Accord, soluzione, uso interno, Metotrexato DOC generici, Odefsei, Orelox, compressa rivestita, Orelox, granulato, Otreon, compressa rivestita, Otreon, granulato, Reumaflex, Reatax, capsula, Spricel, compressa rivestita, Tarceva, Trexoter, Velos, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Zolemir reflusso durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Zolemir reflusso durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del pantoprazolo in donne in gravidanza. Studi condotti su animali hanno evidenziato tossicità riproduttiva. Studi preclinici non hanno rivelato segni di compromissione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Zolemir reflusso non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, si possono verificare reazioni avverse come capogiro e disturbi visivi, vedere paragrafo 4.8. In tali casi, i pazienti non devono guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Ci si può aspettare che circa il 5% dei pazienti manifesti reazioni avverse. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono diarrea e mal di testa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È stata ben tollerata l'esposizione sistemica fino a 240 mg somministrati per via endovenosa in 2 minuti. Dato che pantoprazolo è ampiamente legato alle proteine, non è prontamente dializzabile. In caso di sovradosaggio con segni clinici di intossicazione, a parte il trattamento sintomatico e di supporto, non possono essere fatte raccomandazioni terapeutiche specifiche. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida. Inibitori della pompa protonica, codice ATC. A02DC02. Meccanismo di azione. Pantoprazolo è un derivato benzimidazolico che inibisce la secrezione di proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica non varia dopo somministrazione singola o ripetuta. Nell'intervallo di dosi da 10 a 80 mg, la cinetica plasmatica del pantoprazolo è lineare sia dopo somministrazione orale che endovenosa. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Negli studi di carcinogenesi a 2 anni, elenco degli eccipienti nucleumal titolo E965, crospovidone tipo B, carmellosa sodica, sodio carbonato, anidrocalcio stearato, rivestimento polivinile, alcol, talco, titanio diossido, E171, macrogol 3350, lecitina di soia, ferro ossido giallo, E172, sodio, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Zolemir reflusso a base di pantoprazolo sale sodico sesquidrato sono Dosanlock, Eugastrol reflusso, Malox reflusso, Sedipanto. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.